Domenica, 14 giugno 2020. Santissimo corpo e sangue di Cristo. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato noi i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna, sconosciuta ai tuoi padri. Dal Salmo 147. Loda il Signore, Gerusalemme. Celebra il Signore, Gerusalemme. Loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Loda il Signore, Gerusalemme. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiori di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio. La sua parola corre veloce. Loda il Signore, Gerusalemme. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti, i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione. Non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Loda il Signore, Gerusalemme. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Gesù disse alla folla: Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue alla vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo, e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, rimane in me, e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me, e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me, vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.